Gloria al nome del Signore. Il Signore sia lodato, carissimi. Siamo qua nella città di Pesaro a poter annunciare il Vangelo della grazia a tutte le anime e poter dire la verità intorno all'idolatria e smascherare la menzogna religiosa che porta le anime, oh alleluia, che li porta le anime lontano dal Signore, affogandoli nella bugia, nella una falsa realtà. E oggi il Signore ci ha guidati per poter dire questa verità. Sono qua con il caro fratello Daniel, che il Signore ci dia la potenza e la gloria, alleluia. E c'è un tabellino che il fratello tiene a mano che dice: la Madonna non salva, solo Gesù ci salva. Sappiamo che è una guerra aperta, ma Gesù stesso ha dichiarato guerra alle forze delle tenebre. Alleluia, è Gesù che risiede nel nostro cuore, ci mandò in questo luogo, in questa sera. A Dio sia tutta la lode, l'onore e la gloria. Abbiate fede nel Signore, cari di Pesaro, perché solo in Gesù Cristo, in Messia, in Salvatore, c'è la speranza della vita eterna. Noi ogni giorno ci svegliamo, ogni giorno viviamo. E quando ci svegliamo siamo contenti di vedersi nello specchio che oggi ancora la nostra vita esiste, pensando che tanti come noi in tanti parti del mondo non si svegliano più, non possono più svegliare, sia per la loro scelta sia per le scelte altrove. Tanti uomini non hanno questa gioia. Per questo volevo dirti in questa sera che la nostra vita è un dono di Dio, è il Signor nostro creatore del cielo e della terra che ci dona la vita ogni giorno, è Lui che ci dà la grazia di vivere. E per questa sera Lui vuole ricordarvi a tutta la sua creatura che c'è un Signore, un Salvatore lassù nel cielo che è pronto a intervenire al tuo favore, è pronto a liberarti dal peccato, è pronto di liberarti dalla schiavitù. L'uomo è schiavo del peccato, ma Gesù Cristo ti vuole salvare. Gesù Cristo è morto per te. Gesù Cristo ha versato il suo sangue affinché tu abbia il rimedio dei tuoi peccati, perché tutti gli uomini, disse il Signore nella Bibbia, hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E per questo, dice il Signore, quando i scribi farisei religiosi volevano condannare la donna adultera, Gesù disse: chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Gesù vuole ricordare se tutti gli uomini sono sotto il potere del peccato. Per questo Gesù è voluto scendere sulla terra a poter liberarci dalla schiavitù del peccato, perché solo in Gesù Cristo c'è la speranza della vera vita, c'è la speranza della vera gioia. Solo con Gesù Cristo l'uomo può avere la vera pace nel suo cuore. È per questo che il Signore anche oggi sta bussando nella porta del tuo cuore. Apri, apri, carissimi, una la grazia, aprite la porta del vostro cuore, che il Signore possa entrare, che il Signore possa visitarti, il Signore possa liberarti, perché tutti noi abbiamo bisogno di essere liberati dalla schiavitù del peccato. Il peccato non è una semplice parola, un semplice, oh alleluia, un semplice detto che gli uomini usano, ma il peccato è una vita terribile che vive dentro ogni uomo, ogni donna. Il peccato è una vita, carissimi, che vive dentro all'uomo. Per questo gli uomini non possono redimere da sé i propri peccati, però è dovuto scendere il Signore, il perfetto, il santo, il giusto, dice la Bibbia, è sceso in terra fra noi a poter dar se stesso in sacrificio per chiunque la vuole ricevere. Il dono di Dio è gratis. Chiunque la vuole ricevere può accostarci ai piedi della croce, ai piedi di questa croce dove Gesù Cristo è morto per liberarci dal peccato. E noi possiamo ricordarci
care anime, che Gesù Cristo è morto per noi. Nessun altro ha versato il proprio sangue, la propria vita. Provala, cercala. Avete paura di essere trovati da Lui? Cercatela il Signore. Pure io ero peggio di voi, io ero un bestemmiatore, ma il Signore è venuto nella mia vita, il Signore mi ha liberato dal peccato. Ecco perché gli uomini vivono nella paura, perché hanno paura di trovare veramente il Signore e rimangano delusi dai loro pensieri. Ma il Signore perdona, cari, il Signore sa perdonare, perché Gesù Cristo disse nella Bibbia: non è venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo, per salvare i peccatori. Il Gesù Cristo è venuto per liberare il mondo dal peccato, il peccato che è così facilmente entrato nel mondo per mezzo della disubbidienza di un uomo solo. Il peccato entrò nel mondo, così anche la salvezza dell'anima può accadere per la ubbidienza di un uomo solo, Gesù Cristo uomo. Gesù Cristo non scese qua sulla terra come Dio, ma scese come un uomo, a nostra somiglianza, con i nostri desideri, con i nostri pensieri, per poter far capirti te e a me che solo in Lui puoi, oh alleluia, puoi dire no al peccato solo avendo Lui nel cuore. Ma l'uomo è diventato schiavo del peccato, perché le tenebre hanno coperto la sua anima. Ma Gesù Cristo disse, carissimi, che io sono la luce del mondo. Gesù disse: io sono la luce del mondo. Chi viene a me, disse, non rimarrà più nelle tenebre, ma la luce entrerà nel suo cuore, nella sua anima. Non avete bisogno della luce, carissimi, perché tutti gli uomini vivono nelle tenebre, perché il peccato regna ancora nel proprio cuore. E il Signore ti può offrire la luce, il Signore ti può offrire la vera gioia, la vera pace, solo in Gesù Cristo, il Messia, il Salvatore, il Figlio di Dio. Il Figlio di Dio, dice la Bibbia, non l'ha mai chiamato la Bibbia Gesù Cristo il Figlio della Madonna, ma il Figlio di Dio Altissimo. Ecco perché il Signore ha una provenienza sola, ha una paternità, non c'è una maternità a Gesù. Sua madre è usata dal Signore, da Dio del cielo, solo per portare Gesù Cristo nel mondo. E lì il suo compito è finito, carissimi. Lei era una semplice religiosa ebrea che aveva bisogno di convertirsi nel suo figlio, in Gesù Cristo. Ecco perché la Madonna, che voi la chiamate la Maria, disse: l'anima mia glorifica l'Eterno. Lei aveva bisogno di salvare la sua anima, perché lei era nata in questo mondo. Chiunque che nasce in un mondo come quella nostra, che è l'unica nell'esistenza, nasce nel peccato. Il peccato è una cosa generata, cari, è una cosa tramandata. Tutti gli uomini nascono nel peccato. Davide, il re Davide, che Dio la chiama uomo secondo il cuore di Dio, disse: mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma Davide ha posto la sua fede in Dio in Altissimo, e Dio la liberò dal peccato. Dio la liberò dal peccato. Il Dio l'ha salvato dalla morte. La morte non si riferisce a questa carne, ma si riferisce all'anima. La vera morte sarà quando l'anima sarà gettata nell'Hades, nell'inferno. Questa sarà la morte seconda in cui parla la Bibbia. Carissimi, il Signore oggi vi vuole raccontare la verità. La verità si trova in Gesù Cristo, non si trova altrove. La verità ha un solo nome, il Messia, il Figlio di Dio, che ha donato la sua propria vita per tutti noi, anche se noi oggi siamo indifferenti, andiamo e veniamo come niente fosse. Il Signore disse nella Bibbia: un giorno ti chiamerà in giudizio. Siate avveduti, dice il Signore, scegliete la vita invece della morte, perché in Gesù Cristo c'è la vita. Ma in disubbidienza alla sua parola l'uomo cerca la sua morte, perché una volta che questo corpo morirà,
non ce ne sono più possibilità di rimediare i peccati, gli errori fatti. Per questo il Signore oggi ti sta invitando a leggere queste parole. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, perché un domani non ti appartiene, dice il Signore. Il domani il Signore non l'ha dato agli uomini che possano conoscere, ma il Signore oggi ti dice: è l'ora della salvezza, salvatevi, salvate le vostre anime da questa generazione adultera e perversa, dice Gesù Cristo nella Bibbia. Il Signore non vuole che la sua creatura smarisca, che la sua creatura perda nel peccato, ma sta portando tutti i giorni la sua parola affinché tutti voi potete conoscere la verità. E il Signore professa una cosa grande nella Bibbia, che quando uno riceve la verità la rende libero. Questa è la grazia, il dono di Dio, che ti può offrire la verità, la verità. La verità è nella sua parola, nella Bibbia, nel Vangelo, carissimi. Avvicinatevi al Signore, cerca il Signore Gesù Cristo e tu sarai salvato. Abbi fede in Gesù Cristo, poni la tua fede in Lui, salverai te stesso e la tua casa. Il Signore fa questo appello in questa sera, carissimi, perché non vuole che voi smarrite. Il Signore è misericordioso, cari. Il Signore non vuole che noi andiamo al giudizio a perdere l'anima. Cercatela il Signore finché Egli si può trovare. Verrà il giorno che l'uomo non avrà più possibilità di cercare il Signore. Ora, dice il Signore, il tempo della grazia. Il Signore ora non vuole ancora condannare nessuno, ma sta dando a tutti l'opportunità di salvare l'anima, di pentirsi dai propri peccati e di cercare il nome di Gesù Cristo. Abbandonate ogni altra via religiosa, perché Gesù Cristo non è una religione. Gesù Cristo è il Dio stesso sceso in terra. Gesù Cristo non è una religione. Gesù Cristo è spirito. È scritto nella Bibbia: chi mi adorerà in spirito e in verità. Questa è l'unica verità. Tu che dici di essere un fedele di qualsiasi religione, come la stai adorando il tuo Signore? La stai adorando in spirito e in verità? Perché Gesù Cristo chiese nella sua parola che solo in spirito sarà accettato la preghiera. Carissimo che tu mi senti in questa sera, tu che dici di credere di avere il Signore Gesù, tu che dici di essere un cristiano, hai lo Spirito di Dio dentro nel tuo cuore, hai lo Spirito Santo di Dio dentro nel tuo cuore affinché possa donarti la certezza della vita eterna. Questo è il proposito che il Signore oggi ti dona. Avvicinati a Lui con un cuore puro, sincero. Piega le tue ginocchia davanti a colui che può perdonare i tuoi peccati e tu riceverai il perdono di Dio e in cambio riceverai il dono di Dio, la vita eterna, che Egli la promette a tutti coloro che la vogliono ricevere, tutti coloro che vogliono credere in Lui. Il Signore è misericordioso e pieno di bontà, cari. Questo che oggi voi udite non è un fastidio che Dio vuole dare alle vostre orecchie, ma è il suo pieno e grande amore che vi racconta la sua verità in questi ultimi tempi. Perché il Signore sta per tornare, signori. Il Signore sta tornando e con sé Lui porterà il salario per ogni uomo. E scrive nella Bibbia il Signore Gesù che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. Ecco perché il Signore ti invita di abbandonare il peccato, perché il peccato porta alla morte. È facilmente che gli uomini peccano, perché la natura del peccato vive dentro nell'uomo. E la religione non può combattere questa natura. Solo Gesù Cristo può fare tale miracolo.
Il Signore oggi ti propone la salvezza della tua anima, conoscendolo, accettandolo nel tuo cuore come Salvatore. Tanti dicono: ma noi siamo religiosi, siamo cristiani, siamo cattolici, ortodossi o qualsiasi voi siete. Ma il Signore ti dice in questa sera: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre. Oggi il Signore vuole ricordarti questa: chi fa la volontà del Padre entrerà nel regno dei cieli. Voi infatti siete tanti da farati per le vostre faccende, per le vostre divertimenti, le compre, vendita, mangiate, ci sposate, ci divorziate, ma il Signore oggi ti dice: questo non è il vero senso della vita. Il vero senso della vita ad avere Gesù Cristo, il Messia, nel cuore. Lui ti può dare la vera pace, la vera gioia. Lui ti può condurre verso una sana vita, perché Gesù Cristo è il pieno amore di Dio che ha versato sull'umanità, sulla terra, affinché chiunque la riceve non rimane nell'odio, non rimane nel peccato, ma scampa al giudizio di Dio, scampa o all'ira di Dio che sta per venire sulla terra, cari. Il Signore disse: venite a me voi tutti che siete affaticati e travagliati, e io darò riposo alle anime vostre. Il Signore è fedele, cari. Il Signore fa miracoli ancora oggi. Il Signore oggi è vivo, è qua in mezzo a voi, vi sta parlando il Signore. Il Signore usa la bocca dei loro servi, dei suoi servi, per mandarvi un messaggio di salvezza. Ricordatevi del Signore Gesù, quel giorno che era sulla croce. Pensate per un momento Gesù Cristo sulla croce, che sta guardando tutti voi e vi sta invitando: io questa morte lo sto gustando per tutti voi, dice il Signore. Perché ti ribelli, anima? Perché vi ribellate contro con Lui che ha dato la propria vita per voi? Il Signore dice: perché ancora c'hai un cuore duro? Perché non apri il tuo cuore affinché il Signore possa regnare dentro di te? Il Signore oggi sta bussando al tuo cuore. Aprila affinché Egli possa entrare, possa purificare il tuo cuore, la tua anima, da ogni pensiero malvagio, da ogni schiavitù, sia religiosa sia del peccato. Perché il Signore non vuole che la sua creatura perda. Ma il Signore disse: io ho dato il mio unigenito figlio affinché chiunque creda in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Questo è il dono di Dio, cari, è la vita eterna. Questa vita molto presto finirà, un giorno giungerà alla fine. Anche se a noi non piace, anche se noi vogliamo vivere per l'eterno su questa terra, perché abbiamo accumulato tanti beni, tante ricchezze, su questa terra malvagia c'è tanto divertimento, ma il Signore oggi ti dice che questa vita un giorno finirà. Perché disse il Signore nella Bibbia: questo corpo tornerà a polvere, perché da polvere Lui l'ha creato. Ma la tua anima non può morire, la tua anima tornerà a Dio. Pensate, carissimi, cosa succede con la tua anima. Ricordatevi, carissimi, come state prendendo cura della vostra anima. Voi non siete fatti solo di corpo. Come voi così perfettamente prendete cura di questo corpo che oggi c'è e domani non può essere più. State lasciando a disparte la vostra anima, la cosa più importante, questa che vivrà in eterno. L'anima non morirà mai, ma si presenterà davanti a Dio un giorno. Ricordatevi di queste parole, ricordatevi di me, dice Gesù, ricordatevi di me. Ricordate Gesù quando moriva sulla croce e versava il sangue per purificare tutti, tutti voi. Come mai che ancora rifiutate, siete duri di cuore? Gesù Cristo, il Santo, il Giusto, senza peccato,
morì sulla croce prendendo su di sé i peccati del mondo per poter liberarci, per poter scagionarci dalla schiavitù del peccato. E questo è il dono di Dio che Lui ti sta donando in questo giorno, è il suo Figlio Gesù Cristo, per poter godere la sua vita, carissimi. Ogni uomo, ogni donna deve giungere la croce, questa croce in cui è morto Gesù. Chiunque dice di credere e non ha raggiunto ancora questa croce non può essere liberato, non può essere perdonato, perché sulla croce Gesù ha sconfitto il male, il peccato. Tutti i peccati del mondo il Signor Gesù li ha messi sulla croce, e Lui nel terzo giorno è risorto, carissimi. Nel terzo giorno Gesù Cristo è risorto, e soltanto Lui ci può dare la speranza di vita eterna. Solo Gesù è risorto di tutti gli uomini, tutti i profeti, tutte le donne pie che Dio ha usato in tutti i tempi, tutte sono morte, solo Gesù Cristo è risorto. Ecco perché c'è speranza di vita eterna solo nel suo nome. Ma oggi gli uomini sono abituati a confessare la speranza anche nelle altre persone, nelle donne, nella sua madre, nei santi, nei morti. Ma il Signore ti dice: questa cosa è orribile davanti ai suoi occhi. Il Signore condanna l'idolatria. Il Signore oggi ti sta invitando di abbandonare l'idolatria. Cos'è l'idolatria, carissimi? Cos'è l'idolatria? Amare qualsiasi cosa, oggetto, al di sopra del Signore. Questa si chiama idolatria. E nei giorni di oggi gli uomini non chiamano più, non invocano più il nome di colui che dona la vita eterna, ma invocano il nome dei morti, anche se sono stati profeti, anche se sono stati santi. Loro non possono più sentire le vostre preghiere. Solo Gesù Cristo, il Messia, può intervenire per la tua anima. Perché Gesù disse: io me ne vado a sedermi alla destra del Padre, e così posso intercedere per tutti voi. Vedete che il Signore dice nel Vangelo: io posso intercedere. Solo Gesù ha il potere dell'intercessione. Come mai che pregate a sua madre: Ave Maria, piena di grazia, intercedi per noi? Questa è una preghiera fasulla. Questa non raggiunge il cielo, perché non è fatto nel nome del vero intercessore, è l'unico intercessore, Gesù Cristo. E per questo il Signore oggi vi vuole raccontare, carissimi: tornate, tornate al primo amore, quando voi avete conosciuto il Signore nella vostra genuinità. È lì che si trova il vero Signore, è lì che si trova la vera adorazione, solo nel nome di Gesù Cristo. Solo nel nome di Gesù le vostre preghiere saranno udite. Se voi pregate alle statue, alle immagini, non possono udire le vostre preghiere, perché il Signore dice nella Bibbia: i vostri idoli hanno bocca ma non parlano, hanno orecchi ma non odono, hanno occhi ma non vedono. Come mai che rivolgete la preghiera alle statue e alle immagini? Il Signore dice nella Bibbia: abbandona le statue e le immagini e ritornate ad adorare il vero Dio, il vero Signore, il vero Salvatore, Gesù Cristo. Cerca il Signore, caro, anche te. Abbiate fede nel Signore. Nello Stato di Messico, carissimi, vi racconto una storia vera. In una famiglia dove si adorava la Madonna, in una casa c'era una madre e un figlio e una statua della Madonna. E il figlio di nascosto ha mangiato la Nutella e poi... Puoi darti un opuscolo? Che fai, lo spazzino? Fai lo spazzino? È lì dentro il tuo luogo privato, qui è il luogo pubblico. Cercala il Signore, giovane.
e quel giovane bambino mangia la Nutella di nascosto, la mamma arrabbiata disse: chi ha mangiato la Nutella? Là vicino c'era la statua della Madonna e il bambino dà la colpa alla statua: ha mangiato la Madonna la Nutella, ha detto. La mamma si arrabbia, disse: ma cosa dici? La Madonna non può mangiare, la Madonna non può aprire la bocca. E il bambino, un piccolo fanciullo genuino, gli disse a sua madre: allora se Madonna non può aprire la bocca, se non può parlare, come mai che tu preghi a quella statua? Disse: vedete, per questo il Signore disse: lasciate i bambini che vengono a me, perché loro sarà il regno dei cieli. Solo per loro che saranno un cuore genuino, un cuore sincero, entreranno nel regno di Dio. Il Signore oggi ti sta invitando, cerca Gesù Cristo il tuo Salvatore, perché c'è speranza di vita eterna nel suo nome. Le passeggiate un giorno finiranno, un giorno tutti moriremo, chi 100 anni, chi 150, volete vivere più di 150 anni, 160, però lo stesso moriremo. Cosa succederà con la tua anima? Cosa gli risponderai al Signore quando ti chiederà come l'hai condotto la tua anima nella vita che io ti ho donato? Dove la stai conducendo la tua anima? Cercatela il Signore finché egli si può trovare. Cercatela perché il Signore è l'unico liberatore, l'unico salvatore. Il Signore vi ama, per questo manda la sua parola ancora. Non si è mai stancato di raggiungere la sua creatura per mezzo del Vangelo. Non si è mai stancato il Signore. Chiama ogni uomo, ogni donna, ogni giovane. Chiama l'attenzione di tutta la sua creatura a ricordarsi di Lui, perché Egli è il Re dei Re, il Signore dei Signori. Gesù Cristo è il Signore dei cristiani, è il Signore dei musulmani, è il Signore dei buddisti, è il Signore di tutto il mondo, è l'unico Dio. È il Dio che ha creato il cielo e la terra, è l'unico misericordioso che è morto su una croce per redimere le nostre colpe. Oggi noi camminiamo nell'indifferenza davanti alla parola di Dio, come fecero anche i vostri padri nel passato, con loro che crocifiggero Gesù, con loro che l'hanno messo sulla croce, con loro che gridavano a morte Gesù, e hanno voluto liberarsi un brigante, un ladro. Questa è la realtà della razza umana. La razza umana è cieca, non può vedere, perché le tenebre hanno offuscato gli occhi e il cuore. Ma Gesù disse: io sono la luce del mondo, io voglio illuminarti, cara anima, io voglio darti la unica speranza che tu puoi pretendere nella tua vita per salvare la tua anima dalla morte, dalla condanna. Perché un giudizio sta per arrivare su questa terra. Il Signore dice: quando udite il messaggio del Vangelo, non indurite i vostri cuori, come fecero i vostri padri nel tempo del diluvio. Vi ricordate, cari, che c'era un diluvio tanti anni fa, dove terra si è sommersa dalle acque. La malvagità, il peccato è giunto al cielo, dove risiede il Santo, il Giusto, e Lui ha deciso di portar via dall'esistenza la sua creatura. Ma si è trovato un uomo giusto. Dio ha trovato un uomo retto di cuore che la amava. Era questo vecchio Noè che costruì un'arca. E lui, per mezzo della bocca sua, predicò l'Evangelo a tutti gli uomini in questo tempo. Ma tutti derivano, tutti erano tanti occupati delle passeggiate, dei divertimenti. Tutti erano tanti occupati di mangiare, di bere, di sposarsi. E non nessuno non ha dato retta la predicazione di Dio. Ma quando diluvio venne sulla terra, cari, tutti furono morti. Tutti furono morti, nessuno scampò al diluvio. Oggi il Signore ti sta invitando a scampare un tale giudizio ancora più grande che sta per venire sulla terra.
perché il Signore disse un'altra volta: io tornerò e farò tremare non solo la terra ma anche il cielo. Ecco perché il Signore si trova qua in quest'ora ad annunciarvi l'unica via della salvezza, l'unica via della speranza per la vostra vita, per la vita eterna, questa vita che non finirà mai. Il Signore preparò due luoghi, uno la chiamò l'inferno e l'ha preparato per il diavolo e i suoi demoni, e tanti altri uomini andranno in questo luogo dando retta al diavolo, ai demoni, rifiutando la parola della grazia, rifiutando il dono della vita. Loro andranno in questo luogo, cari. Ma Dio preparò un luogo meraviglioso che si chiama paradiso, dove andranno tutti con loro che l'hanno amato, che l'hanno ricevuto. Disse il Signore: in paradiso andranno con loro che consacrano la vita a Gesù Cristo, con loro che vivono e nel Vangelo e per l'Evangelo. Non bisogna solo dire che io credo, dice il Signore nella Bibbia. Anche il diavolo crede che Gesù esiste, ma trema dalla paura. Non bisogna, dice il Signore, che voi dite solo che io sono un cristiano. Da dove proviene la tua cristianità? Dice il Signore. Perché per la prima volta nella storia dell'umanità, nel vecchio, oh alleluia, nel Vecchio Testamento, il Signore disse: oh, beato con loro che ricevono il messaggio della salvezza. Nella vecchia Antiochia i seguaci di Cristo furono chiamati per la prima volta cristiani. Non tutti sono cristiani, ma Dio disse: i seguaci di Cristo, con loro che seguivano il Maestro ovunque egli andava. Ecco, il Maestro è la parola, l'Evangelo è il Signore. Perché nel Vangelo di Giovanni il Signore disse, nel primo capitolo, nel primo verso: nel principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio. Gesù Cristo, per la parola si intende al Vangelo, al Gesù Cristo. Ecco perché c'è speranza di vera conoscenza, solo conoscendo il Signore, il Salvatore, cari. Avvicinatevi al Signore, non smarritevi dietro.